Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. E io vengo a te, Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Parola del Signore. Andiamo al cuore della parola di Dio di quest'oggi, che avete sentito è molto lunga, anche profonda per molti versi. Il Vangelo ci riporta al contesto dell'ultima cena di Gesù. Gesù sa che è venuta l'ora terribile per lui della passione, della morte, eppure sembra quasi non pensare a se stesso, pensa agli altri. E in quel momento di angoscia, di disperazione, esprime la sua gratitudine a Dio Padre. Strano, eh? In un momento così gli dice grazie. Grazie perché ormai ha capito in quel momento l'intenzione che deve mettere alla morte che gli altri gli stanno preparando. E l'ora di offrire la sua vita per gli altri. Padre, venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, cioè lui, Gesù, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, deve pensare agli altri, no? Perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Ora, se leggiamo tutti i Vangeli, ma soprattutto il Vangelo di Giovanni, troviamo un fatto che molto mi colpisce, perché può essere effettivamente istruttivo per noi, per il nostro modo di rapportarci con Dio, per il nostro modo di pregare. La caratteristica principale della preghiera di Gesù, che possiamo imparare piano piano nella nostra vita, era la gratitudine. La gratitudine, sapete, è difficile, eh? Difficile dire grazie, però se vediamo nei Vangeli è il modo con cui Gesù si rivolgeva al Padre. Perché? Perché è la preghiera del Figlio. Lui, il Figlio, sapeva di aver ricevuto tutto e di continuare a ricevere tutto dal Padre suo. E viveva in questa permanente accoglienza della vita, ma perché la vita, sapeva, lui era un dono di Dio. Una recettività, un'accoglienza che non significa passività, fai tutto tu Dio. No, una recettività che diventava attività. Gesù non aveva un attimo di tempo per sé, tutto per gli altri, altro che passività. Perciò, da un lato, accogliendo tutto dal Padre, sentiva il bisogno, almeno in alcuni momenti di preghiera, di dirgli grazie, e d'altra parte, tutte le volte che lo ringraziava, gioiva, perché quella preghiera corrispondeva al suo essere. E soprattutto nel Vangelo di Giovanni si vede che tutto per Gesù è grazia,
Innanzitutto nella preghiera gli esprime il ringraziamento perché si sente amato dal Padre. Padre, tu mi hai amato prima della creazione del mondo, cioè da sempre. E per questo, da questa percezione di essere amato, sgorga la sua obbedienza. Tutto il suo essere è dono del Padre, dunque deve essere condiviso, e cerca di insegnarlo agli altri a costo di far brutta figura, a costo di scandalizzare quelli che ce l'avevano con lui. Come il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio, cioè a me, di avere la vita in me stesso. Dunque la vita è dono. Ciò che sapeva di Dio non era un suo merito, una sua capacità. Lui sentiva che era dono. Il Padre ama il Figlio e gli manifesta, gli fa conoscere tutto quello che fa. Quindi è Lui che mi insegna. E anche di questo vuol rendere partecipi i suoi amici. Io vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito, tutto ciò che sento dentro di me del Padre, l'ho fatto conoscere a voi. E cosa gli fa conoscere il Padre? Gli fa conoscere quello che deve fare nel mondo, lo ha inviato nel mondo. E anche di fronte alla passione, Gesù percepisce che deve continuare a fare quello che il Padre gli ha dato da fare, cioè salvarli tutti, quegli uomini. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. È l'opera che il Padre mi ha dato da fare, la salvezza degli altri. E anche i segni miracolosi, straordinari che faceva, mai Gesù dice sono miei. Sono i segni di Dio, hanno la loro sorgente in Dio e devono spingere le persone a affidarsi a Lui, a glorificare Lui, perché questa è vita, questa è salvezza. Quello che insegnava non l'aveva studiato, l'aveva percepito dal Padre e quindi lo diffonde così. La mia dottrina non è mia, sentite l'umiltà, ma è di colui che mi ha mandato. E questa relazione straordinaria, unica, singolare di Gesù col Padre poi andava a toccare, a permeare tutte le relazioni che lui aveva, in modo particolare con i suoi discepoli. Certo li ha chiamati lui, ma Padre, erano tuoi, li hai dati a me e adesso rimangono soli, prenditi tu cura di loro adesso che io non posso più farlo. Vedete, Gesù viveva con questa consapevolezza di fondo, tutto quello che aveva, tutto quello che faceva, tutto quello che diceva, tutto quello che era per lui era dono. Capite la libertà poi di Gesù come si giocava nell'obbedienza al Padre? Ecco, questo mi sembra che sia un'effettiva differenza rispetto al nostro modo talvolta di vedere la vita, ma al modo anche dei credenti dell'Antico Testamento. Pensate come pregavano gli antichi credenti, che è il modo in cui in fondo preghiamo anche noi. Siamo nel bisogno, non ce la facciamo da soli, ci affidiamo al Padre, poi lo ringraziamo. Addirittura nell'Antico Testamento facevano dei sacrifici per dirgli grazie. Si prendeva un agnellino, lo si uccideva, lo si bruciava e quello era il modo per dire grazie Dio per la grazia ricevuta, appunto. Gesù straordinariamente ringraziava Dio prima del suo esaudimento, prima di essere stato esaudito. Davanti a una moltitudine di persone che ha fame, prende quei 5 pani e quei 2 pesci e prima rende grazie. Poi c'è il miracolo. Davanti alla tomba di Lazzaro, il cuore di Lazzaro non batte ancora, diciamo così, è morto da 4 giorni. Ti ringrazio, Padre, perché mi hai ascoltato. Ma come mi hai ascoltato? Era così fiducioso Gesù in quello che Dio avrebbe fatto per gli altri attraverso di lui che lo ringraziava in anticipo. E anche questa preghiera dell'ultima cena è unica, straordinaria proprio per questo,
Gesù rende grazie al Padre in anticipo. Perché lo ringrazia? Per la morte che doveva affrontare? No, non tanto. Per quello che Dio avrebbe fatto nella morte che gli altri gli stavano preparando. Perché? E perché lì lui capisce: questa morte può diventare uno strumento di diffusione d'amore. Possono capire di più di Dio attraverso la mia morte. Ed è precisamente questa intenzione di Gesù che lui esprime proprio nella preghiera di ringraziamento in anticipo. È grazie a questa intenzione di Gesù che Dio lo risuscita dai morti. Proprio come per Lazzaro, preghiera di ringraziamento in anticipo di Gesù, come nell'ultima cena. Gesù prese il pane e rese grazie, ma quel pane non è un panino, ormai è Gesù, è il corpo che sarà spezzato sulla croce. Ecco, a partire da quel ringraziamento anticipato di Gesù, il Padre interviene e fa salvezza. Un morto da 4 giorni torna a vivere. Gesù risorge. Un ringraziamento anticipato. Quindi mi pare di poter intuire in questo mistero che le cose non sono andate come vanno di solito. Il Padre esaudisce Cristo nella sua preghiera, Cristo lo ringrazia. No, è il ringraziamento in anticipo di Gesù che crea le condizioni in lui per ricevere l'amore del Padre. La preghiera di ringraziamento anticipato di Gesù è il modo in cui Gesù prendeva tutta la sua vita e la metteva nelle mani del Padre, dicendo: adesso fai tu, mi fido. E Dio, quando trova una persona così, fa, agisce, sempre per il bene, sempre per la salvezza eterna. Tre frasi, tre consigli spirituali per tentare piano piano di assomigliare a Gesù, anche da questo punto di vista. La prima, abbiamo detto, la riconoscenza come colonna portante della vita da figlio di Gesù. Noi, diceva con una certa ironia Chesterton, noi ringraziamo per la gente, noi ringraziamo la gente per i regali di compleanno, in sigari, in pantofole. Possono ringraziare qualcuno per il regalo di compleanno della mia nascita? Padre Santo, grazie del dono meraviglioso della mia vita, della vita dei miei cari. La seconda frase, l'abbandono a Dio, soprattutto in certi periodi brutti. Pregava il cardinale Newman: io non posso desiderare nulla di meglio, o Signore, che di essere la tua preoccupazione, non la mia. Padre Santo, confidiamo nella tua provvidenza, nella tua provvidente preoccupazione per ciascuno di noi e per tutti i nostri cari. Riconoscenza, abbandono, libertà che si fa, docilità, obbedienza. Cardinal Ratzinger, prima di diventare Papa: Dio ha creato un mondo libero, ha creato la libertà, ha creato così la possibilità di dire di sì o di no, come possibilità di fare un dono libero a Dio. L'unico vero sacrificio può quindi essere soltanto il nostro sì, la gioia di essere uniti con Dio nell'amore. Questo è il sacrificio, non altro. Sì. Padre Santo, fin da questa messa, fin da adesso, uniscimi al tuo figlio, uniscimi al suo sacrificio sull'altare e trasformami in amore. Così sia per noi tutti.